Benvenuti da FT Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. Oggi andremo ad affrontare alcuni argomenti che approfondiremo poi nel servizio Il titolo del mese, che sarà disponibile da domani mattina. Se volete avere maggiori informazioni su questo servizio, potete contattarci ai riferimenti che trovate in questa pagina FT Online Info su Telegram oppure al numero 375-642-2515 anche su WhatsApp. Nel servizio titolo del mese parliamo di mercati in generale, cerchiamo di fornire un contesto di quello che è la situazione attuale e poi ovviamente facciamo degli approfondimenti sul mercato italiano per andare ad individuare quello che è il titolo in base alle previsioni di andamento del mercato che potrebbe essere più interessante in questo momento. Oggi volevo farvi vedere appunto come cerchiamo di definire il contesto generale per quello che riguarda la borsa nel suo complesso. Intanto vi faccio vedere questo grafico che è sempre interessante perché ci mostra l'indice di correlazione tra la borsa italiana, in questo caso il FTSE All Share, ma usando il FTSE MIB le cose non cambierebbero, e l'indice S&P 500. In rosso abbiamo l'All Share, in nero l'S&P 500 e qui in alto l'indice di correlazione. L'indice di correlazione calcolato a 252 sedute, quindi su base annuale, è un indice che oscilla tra meno 1 e più 1. Quando si avvicina a più 1, diciamo al di sopra di 0,70 a 0,80, vuol dire che la correlazione è molto elevata, cioè i due indici tendono a muoversi in maniera molto simile. Tra l'altro è abbastanza intuibile questa cosa, andando a confrontare i due grafici, molto spesso addirittura sono praticamente sovrapposti. In questo momento la correlazione è intorno a 0,8, quindi molto elevata. Notate che ci sono delle fasi in cui la correlazione si allenta un po', ma tende poi subito a riportarsi su valori elevati, quindi diciamo che di fondo il nostro mercato ha un andamento che è praticamente correlato quasi perfettamente a quello americano. Ci sono ovviamente delle piccole divergenze o situazioni di indipendenza che sono legate alla situazione nostra domestica, ma che incidono veramente poco sull'orientamento della borsa. Questa che ho tracciato in blu è la retta di regressione calcolata per gli ultimi 3 anni circa, quindi il trend statistico, vedete, è intorno a 0,70-0,75, quindi mediamente la correlazione appunto è molto elevata e positiva. Questo per giustificare il fatto che il mercato da analizzare con maggiore attenzione è quello americano, per avere un'idea di quello che è l'orientamento generale delle borse, e poi ovviamente per un discorso di scelta del timing ha senso andare poi ad approfondire anche il quadro tecnico del mercato domestico, ma sarebbe molto rischioso prendere posizioni opposte tra la borsa USA e quella italiana, andando ad esempio a comprare il mercato americano e posizionandosi invece short su strumenti collegati al mercato italiano. Per andare ad analizzare il mercato americano, oggi vi faccio vedere questo ETF SPY5, che è lo spider sull'S&P 500, che ha la caratteristica di essere un total return, quindi ha un andamento leggermente diverso rispetto a quello dell'S&P 500. Vi faccio vedere la differenza. Mettiamo l'S&P 500 sulla stessa pagina. Vedete, l'S&P 500 adesso è quello in alto, ve lo coloro di blu di modo che vedete meglio le differenze. E per quanto le due curve sembrino simili, ci sono dei momenti in cui ci sono effettivamente dei comportamenti diversi. Qui, ad esempio, questa è la cosa che ci interessa. L'anno scorso, quando la borsa come S&P 500 aveva fatto a ottobre un nuovo minimo, sullo Spider invece questo nuovo minimo non c'era stato. E questo ci permette di andare ad utilizzare lo strumento delle onde di Elliott con diciamo una ottica diversa sullo Spider rispetto a quella che avremmo sull'indice. Se noi andiamo a concentrare l'attenzione appunto sull'SPDR, vediamo che abbiamo avuto una fase discendente molto netta che
che ha caratterizzato il 2022, o perlomeno una buona parte del 2022, questa fase è stata contenuta all'interno di un canale, vedete queste due linee parallele, e tendenzialmente quando ci troviamo in una situazione di questo tipo, con una discesa, una reazione, una nuova discesa all'interno di due linee parallele con questa, diciamo, inclinazione moderata, possiamo affermare di essere nell'ambito di una correzione. Questo movimento 1, 2, 3 in realtà con le onde di Elliott si conta come un ABC e possiamo considerarlo o come una correzione già completata oppure come un elemento intermedio di una collezione più complessa. In realtà si tratterebbe di un elemento iniziale. Vi spiego rapidamente che nella teoria delle onde di Elliott, appunto, le correzioni si sviluppano in tre segmenti, che si contano con le lettere ABC, e questi tre segmenti possono essere o una correzione completa oppure solo un'onda di una correzione ABC di ordine maggiore. In questo caso, visto che il rimbalzo che c'è stato dai minimi di giugno dello scorso anno ai massimi di agosto non ha superato i precedenti massimi, siamo ancora nell'ipotesi che questo primo movimento correttivo fosse solo la prima parte di una struttura correttiva più complessa. Quindi possiamo ipotizzare che oltre ad avere una lettera C, qui ci sia anche una lettera A, ovvero sia questo ABC sia in realtà solo la A di una correzione più complessa. A questo punto possiamo ipotizzare questa fase di rialzo, quindi dai minimi di giugno dello scorso anno ai massimi di agosto, potrebbe essere l'inizio di un movimento intermedio di tutta la correzione, quella che va sotto il nome di onda B. L'onda B ha la caratteristica di essere sempre composta anche lei da tre segmenti. Quindi abbiamo anche in questo caso una fase rialzista che potrebbe essere l'onda A, un movimento di ribasso che potrebbe essere l'onda B e questo rialzo che è partito dai minimi della fine dello scorso anno, che adesso andremo ad analizzare per capire se potrebbe essere l'onda C della fase intermedia terminata e quindi fare delle ipotesi su quello che sta accadendo attualmente. Se noi andiamo a prendere l'ampiezza del primo segmento rialzista che c'è stato dai minimi dello scorso dicembre ai massimi di febbraio, che è stato poi corretto quasi interamente da questa discesa terminata il 13 di marzo, e proiettiamo questa ampiezza proprio dal minimo del 13 di marzo, vediamo che questa salita successiva è estesa circa al 161,8% della fase precedente. Ancora una volta, se prendiamo questa ampiezza del primo movimento rialzista che c'è stato dal minimo di marzo al massimo di aprile e la proiettiamo dal minimo di dal minimo di maggio, otteniamo ancora una volta che in quest'area 405-410 c'è la proiezione del 161,8% del primo movimento rialzista sul secondo. E se prendiamo l'ampiezza di questo segmento e la proiettiamo da questo minimo, a questo punto vediamo che i due segmenti, questo creiamo una linea parallela che ci dà la stessa inclinazione e la stessa lunghezza, vedete, questi due segmenti sono sostanzialmente identici. Quando ci troviamo in una situazione di questo genere, dove il primo e l'ultimo segmento di una serie di 5 hanno uguale ampiezza e inclinazione simile, mentre il segmento centrale è esteso circa 1,618 volte quello iniziale, possiamo pensare di aver visto una fase in 5 onde completata. A questo punto il rialzo che abbiamo visto dai minimi di fine dicembre,
potrebbe essersi realizzato con una prima fase impulsiva, un movimento correttivo, una seconda fase impulsiva che sarebbe l'onda intermedia di questa sequenza, una nuova fase correttiva che non è scesa al di sotto di questo massimo, che è un punto nodale della nostra analisi, del massimo di febbraio, e un nuovo movimento rialzista. Quindi l'ipotesi che possiamo fare è che questo primo massimo di febbraio sia l'onda 1 di movimento rialzista, questo ribasso che l'ha ritracciato quasi completamente l'onda 2, questo movimento centrale sia l'onda 3, che si sia sviluppata poi l'onda 4, che sarebbe terminata con i minimi di fine ottobre, e che adesso sia partito un nuovo movimento. Se abbiamo detto queste fasi si compongono di 5 segmenti, vuol dire che questo movimento che stiamo vedendo adesso è l'ultimo di questa sequenza, e nell'ipotesi che l'ampiezza del primo movimento, come abbiamo visto per l'ordine di grandezza minore, questo ve lo segno in verde per distinguerlo da quello che abbiamo tracciato in blu. Quindi questo sarebbe il primo movimento, questa sarebbe la prima correzione, lo facciamo sempre in verde. Questo movimento che abbiamo contato in 5 segmenti sarebbe il secondo movimento rialzista, che abbiamo scomposto a sua volta in 5 segmenti. Il movimento di ribasso che abbiamo visto negli ultimi 2 mesi sarebbe la seconda correzione. E quindi il rialzo al quale stiamo assistendo potrebbe essere l'elemento terminale del nostro segmento in 5 parti, il cui target si posiziona più o meno sui massimi che sono stati sia i massimi di gennaio 2022, sia quelli di agosto 2022, sia quelli di settembre 2023. Quindi a questo punto potrebbe accadere che il nuovo movimento di rialzo, che potrebbe posizionarsi tra 4,20 e 4,25, vada a concludere questo elemento in 5. Quindi ci troveremmo in una situazione dove abbiamo visto in realtà un primo movimento rialzista, una correzione e un secondo movimento rialzista. Saremmo pertanto nell'ambito, questi li segniamo in marrone o in viola, anzi, per distinguerli. Ci troviamo in una situazione dove tutta questa fase, che potrebbe terminare in tempi relativamente brevi senza andare a superare i massimi precedenti, è l'onda intermedia A, B e C di tutta la nostra fase I in B. Quindi qui potremmo mettere una lettera C e una lettera B maiuscola. A questo punto, se la lettura è corretta, vorrebbe dire che c'è ancora un po' di spazio per vedere proseguire il rialzo, ma successivamente esiste un rischio elevato che da quei livelli parta una onda ribassista molto simile a questa prima onda che avevamo visto nel 2022. Se andiamo a creare la parallela di questa onda per tracciare un elemento simile a partire da questi massimi, simile sia come ampiezza che come inclinazione, ovviamente mentre l'ipotesi sull'ampiezza è abbastanza certa, l'ipotesi sull'inclinazione è appunto un'ipotesi. Consideriamo possibile il fatto che il movimento abbia una velocità simile, ma sul discorso temporale bisognerebbe fare degli approfondimenti ulteriori. Però diciamo che non è impossibile che l'area 4,20-4,25 si vada poi a sviluppare una fase ribassista che ci riporti sui minimi o di inizio 2023 o di metà 2022 nel giro di qualche mese. Questo vorrebbe dire che effettivamente c'è spazio per vedere proseguire il rialzo in quello che si chiama comunemente rally di Natale, ma che non è probabile il superamento dei massimi di quest'area, diciamo, critica intorno a 4,25, mentre dopo c'è il rischio di una fase ribassista consistente. Se andiamo a tradurre questo
che vi ricordo è stato un'analisi che abbiamo fatto sullo Spider S&P 500. Sul nostro S&P 500 possiamo ipotizzare quindi che questo sia stato il primo movimento correttivo, che questo sia il secondo movimento correttivo ancora in via di definizione, del quale abbiamo visto una onda A, che sarebbe questa. Magari lo riporto in un colore diverso, mettiamolo in verde. Una onda B, che sarebbe questa, e sarebbe partita poi la onda C della nostra onda B, che sarebbe ancora in via di definizione. In realtà il massimo sarebbe stato questo, quindi con una 5 troncata. E adesso potremmo aspettarci, quindi se prendiamo questo come riferimento, creiamo la nostra linea parallela, un proseguimento della fase rialzista che ci potrebbe portare, appunto, come vedete, in prossimità dei massimi del 2022, quindi intorno all'area 4700-4750. C'è pertanto ancora un 7-8% di spazio per vedere salire l'S&P 500. Dopodiché, se l'ipotesi che abbiamo fatto partendo dallo spider è corretta, potrebbe realizzarsi una fase ribassista estesa. Attenzione, perché se andiamo a guardare il nostro S&P 500, vediamo che proprio negli ultimi giorni, con questo test di area 4.420, si sta giocando una partita importante, dal momento che siamo su questa linea di resistenza e senza la rottura della quale c'è il rischio di vedere fin da subito la ripresa del ribasso. A mio avviso è invece più probabile la rottura di questa trend line con successivo proseguimento di rialzo, appunto, verso i livelli che abbiamo indicato. Non bisognerà quindi perdere questa occasione, che potrebbe essere un'occasione interessante per giocarsi il rialzo nelle prossime settimane, senza però perdere di vista lo scenario più ampio che ci dice che a un certo punto bisognerà cambiare strategia, prendere profitto di tutte le posizioni a rialzo che abbiamo costruito negli ultimi mesi e valutare di riaprirle solo se ci sarà una rottura convincente dei massimi dell'inizio 2022, perché in caso contrario c'è un rischio molto elevato di avvio di una fase discendente che potrebbe essere estesa e prolungata. Spero di avervi dato un assaggio di quello che è il contenuto del nostro servizio, il titolo del mese. Se avete maggiori curiosità di conoscere le caratteristiche di questo servizio, potete contattarci, come vi ho detto, a questi riferimenti. In ogni caso, vi auguro, come sempre, una buona giornata e vi do appuntamento domani con il nostro consueto commento giornaliero.